Ma una cosa fantastica che secondo me è. Si è spenta la luce. Aspettate. Un saluto a tutti, qui Dago Pippo. Finalmente facciamo un video serio di informatica, tecnologia, tutto quello che ci piace. Perché oggi volevo insegnarvi un accessorio che non usiamo molto, molto spesso, secondo me. E ce l'abbiamo tutti integrato nel nostro smartphone, ma secondo me non tutti lo usano, almeno io penso. Poi magari se qualcuno lo usa mi può scrivere qui sotto se lo usa spesso, come lo usa e se secondo lui è un aggeggio che si può utilizzare più spesso. Allora io mi faccio spazio così vi faccio vedere. Stiamo parlando di questa, ma io aspetta, ve la faccio vedere un po' meglio. Si parla di questa barretta qua che abbiamo sul nostro smartphone Android, ve lo faccio vedere. Praticamente voi avete usate questo pulsantino qua. Questo pulsantino qua si chiama Google Lens. Google Lens è una bomba atomica, secondo me. Basta andare giù e con questo può scannerizzare praticamente qualsiasi cosa. Facciamo alcuni test per provare qualche cosa. Infatti qua sotto, se potete vedere, abbiamo traduzione, testo, cerca, compiti, acquisti, luoghi, dove mangiare. Dove mangiare è una roba secondo me fantastica perché basta scattare le foto di un cibo e nei dintorni vi dirà dove si può trovare quel cibo. Oppure luoghi, andate, puntiamo un edificio, cioè vado così, punto un edificio e lui mi fa vedere le recensioni di quel luogo facendo sempre clic. Oppure possiamo andare su cerca. Non sappiamo che cos'è un oggetto, allora io vi facciamo una prova. Io metto questo qua che non sappiamo che cos'è, è un aggeggio molto strano, lo metto qua, io lo faccio così, vi faccio vedere, scatto una foto e guardate, ma è un mouse. Vabbè, a parte gli scherzi, dai, vi fa vedere dove potete comprare. Questo tipo di mouse potrebbe essere uguale o simile, quindi vi do tutta una ricerca su dove trovare questa cosa. Fantastico, riproviamo, prendiamo qualcosa di più difficile. Prendiamo questo tubo qua che non sappiamo che cos'è. Non sappiamo cos'è, allora facciamo così, andiamo, clicchiamo, foto, eccolo qua. Si tratta di palline da tennis, sì, perché io sono stato all'ATP Final di Torino dove c'è stato un evento spettacolare e ho comprato le palline da tennis, molto molto bello. Quindi in questo modo possiamo anche non solo sapere dove comprare, ma anche che cos'è l'oggetto e non è per niente male. Ma una cosa fantastica che secondo me è. Si è spenta la luce? Aspettate. Secondo me una cosa fantastica è il pulsante traduzione, perché traduzione secondo me può essere utilizzato in tantissimi modi, tipo avete un qualche istruzione o qualche testo di un'altra lingua, ma qualunque sia, perché basta qui sopra, basta andare a cliccare la lingua di cui abbiamo bisogno e trasmetterla in italiano. Quindi cioè già adesso vedete, qua mi sta facendo vedere che il Ryzen, vabbè si dice Ryzen, vabbè, rileva lingua, metto inglese, Zen, vabbè, questo non è una roba da tradurre, vado a prendere qualcosa da tradurre. 2000 years later. Allora, non avendo chissà che testo scritto da tradurre, io ho preso questo quadretto qua dove c'è scritto Think Happy e Be Happy, una roba del genere, vado a fare così. E guardate, pensa felice, è felice. È felice, vabbè, Potter non lo vede, però sì, felice in teoria, però possiamo anche noi un po' tradurre un po' quello che pensiamo. Comunque, secondo me è una roba fantastica, vedete, anche i cuoricini mi ha tradotto in rosso, infatti possiamo fare la foto, magari se non vogliamo stare lì a leggere così, facciamo la foto e poi ce lo leggiamo con calma nella nostra foto. Possiamo anche ascoltare cosa dice. Pensa felice felice. Pensa felice felice, pensa a te che roba. Poi
posso anche aprire in traduttore, condividere, posso fare un milione di cose con questa tecnologia qua. E poi una cosa fantastica che ho visto, magari può servire anche a qualche alunno di scuola che non sa qualche cosa, tira fuori, vabbè sto insegnando cose che non fatelo, tira fuori il telefono di nascosto e non sa una domanda, praticamente basta andare su compiti, perché qua c'è anche la sezione compiti. Io adesso vi faccio vedere qui, per esempio, io ho scritto da quale mare è bagnata l'Italia, una roba a caso, faccio la foto della domanda, come vedete, aspettate, vediamo se si vede. Ah, da quale mare è bagnato l'Italia, vado qui sotto e ho la risposta, quindi cioè è una roba fantastica. Quindi noi in questo smartphone che usiamo tutti i giorni abbiamo delle funzionalità assurde che magari non usiamo semplicemente, quindi perché non utilizzarlo visto che ce l'abbiamo in mano tutti i giorni? E per chi possiede iPhone, e beh, quello può tranquillamente scaricare Google Lens e quindi ce lo avrà anche lui. Penso che Siri sappia fare queste funzioni, ma non lo so perché io non ho iPhone, quindi volendo c'è anche per iPhone, ma per chi ha Android ha queste funzionalità. Quindi io volevo farvi vedere questa funzione, vi farò vedere altre funzioni in cui, perché io quando sono stato in Turchia per questa roba qui dei capelli, del trapianto, mi è servita tantissimo, mi è servito anche il Google traduttore ed è stato fondamentale, perché lì non parlando inglese parlano solo turco, allora ho dovuto usare il traduttore. Quindi abbiamo tante funzioni di cui a volte non sappiamo di averle. Quindi per questo io vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così da ricevere una notifica che è uscito un mio video e magari uno di quei video vi può interessare e vi può essere utile. E seguitemi su TikTok perché farò vedere, lì mostro anche alcuni aggiornamenti su come sta andando questa questione qui, che sono stato in Turchia e di giorno in giorno va meglio. Anche se sembro, come ho detto, un pulcino piglio, però vabbè, non fa niente, fra qualche mese vedremo i risultati e seguitemi, quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video e ciao!